Continuiamo a raccogliere un ricordo e dei pareri su Pier Carniti, che ricordiamo su Radio Radicale, vista la scomparsa nelle scorse ore, leader della CISL dal 1979 al 1985, eurodeputato e senatore, sindacalista molto importante. Per varie ragioni. Ne parliamo con Marco Bentivogli, segretario nazionale FIM CISL. Il suo ricordo. Beh, innanzitutto Carniti è stata una figura straordinaria perché fa parte di quella generazione che negli anni 60 ricostruì e rifondò letteralmente il sindacato, che anche vittima di troppe compatibilità e collateralismi con la politica si stava secolarizzando. Fu un sindacalista riformista e coraggioso in un paese in cui il termine riformista è molto inflazionato, e questo proprio perché non aveva mai il timore di dire quello che pensava, anche se comportava situazioni di difficoltà, di dissenso, di impopolarità. Allevò un'intera generazione di sindacalisti che hanno ha avuto tanto fascino l'impegno sindacale, lasciando anche condizioni di privilegio, di potere, di inseguimento dell'arricchimento personale, proprio perché si considerava allora l'impegno nella FIM CISL, quella che ho l'onore di guidare oggi io, e poi nella CISL, una sorta di porta di assalto al cielo che il movimento dei lavoratori era in grado allora di mettere insieme, proprio perché capace di mettere insieme più culture, la diversità e la ricchezza di sensibilità diverse, cercando di fuggire sempre il conformismo che spesso nelle organizzazioni di massa è fortissimo. Quali sono, secondo lei, i temi che oggi Pier Carniti avrebbe affrontato con maggiore forza, maggior rigore? Ne abbiamo tanti nel mondo del lavoro. In questi giorni si parla del tema ancora dell'immigrazione, delle condizioni gravi in cui versano moltissimi lavoratori immigrati. Per esempio, c'è stato il caso di Sumaila Sacco in Calabria con braccianti sciopero, piuttosto che invece la sfida all'innovazione di cui lei parla spesso e di cui tra l'altro parlava anche Pier Carniti. Sicuramente avrebbe parlato della povertà in maniera meno demagogica, proprio per questo fondò insieme a Ermanno Gorieri, uno dei più grandi esperti e non solo, il movimento dei cristiano sociali, che partiva proprio da un'analisi delle disuguaglianze, delle nuove povertà, abbandonando un po' la chiave determinista economica che spesso allontana da una capacità di analisi un po' più adeguata. E sicuramente riparlerebbe di lavoro, del non difendersi mai dalle grandi trasformazioni del lavoro, come spesso il sindacato fa, ma di accettare la sfida, con una tensione sicuramente a cercare di mettere insieme il sindacato, un sindacato sicuramente politico, non perché collaterale a qualche partito politico, ma perché capace di una proposta strategica per il cambiamento della società. E questo credo che sia importante. Di lui abbiamo il ricordo di una persona che ci ha insegnato a non aver mai paura del futuro e non aver mai paura di niente, di nessuno. Fu celebre e sintomatica e significativa per quello che sta accadendo in queste ore la proposta che fece Marco Pannella di Pier Carniti come presidente della RAI, fece certo. La proposta a Bettino Craxi, e in quelle ore Carniti, incontenibile, dichiarò che bisognava smontare le logiche clientelari che guidavano la selezione interna alla RAI. Quella dichiarazione gli costò il posto alla RAI, che ricopriva in realtà già virtualmente, e al posto suo venne scelto Manca. E questo significa molto, cioè anche questa grande capacità dei veri riformisti di essere anche irriverenti, coraggiosi, senza avere la necessità di ricercare sempre applausi con demagogie di bassa lena. Qualcuno ha ricordato, mi sembra in queste ore, proprio su Radio Radicale, Michel Martone, come Pier Carniti sia un po' l'emblema di un sindacato che non gioca in difesa, che è all'attacco, nel senso che sa prevedere e in qualche modo organizzarsi per le sfide del futuro. Lei è d'accordo con questa fotografia? Ma assolutamente.
assolutamente spero di portare nell'impegno di oggi sempre quello spirito del sindacato all'attacco ma in difensiva, ecco, la difesa, addirittura c'è una parte del sindacato che si difende dal progresso tecnologico, ecco, non c'è ossimoro più vergognoso che un sindacato antiprogressista, per cui è un sindacato contrario alle riforme, insomma, in quegli anni, devo dire, anche dai grandi dirigenti della CGIL come Luciano Lama e Bruno Trentin c'era quell'aspirazione del sindacato a guidare le riforme, non a bollare ogni riforma come una controriforma. E il rischio di quel sindacato difensivo che si ostina a dire che va sempre tutto male, di aver concimato proprio il terreno al populismo più becero. E infatti il testamento politico di Pierre, anche frutto di molte chiacchierate che facevamo a casa sua negli ultimi anni della sua vita, è un po' un invito a darsi da fare, non a lamentarsi di sindrome di accerchiamento, ma a combattere a viso aperto le ingiustizie. Grazie davvero come sempre a Marco Bentivogli, segretario FIM CISL, per questo grazie suo ricordo. Voi. Grazie.